Da dire che il centro di sicurezza cioè, è pieno di telecamere, tutte le entrate alla maggior parte degli edifici sono con il portiere e le telecamere sono ovunque. Non so se è per la sicurezza o per spiare, comunque questa è la situazione. Guardate anche di fronte lo shuttle per l'albergo per portarmi in aeroporto. L'aeroporto di Pudong, di Pyongyang, prendete la linea 2, vi porta in centro. Ho fatto la fila al termine sbagliato, ragazzi, dal T2 al T1, ho l'aereo per Tokyo fra 2 ore e 15 minuti e qui non si riesce a comunicare, con i gesti, guarda, però ce la faremo, ce la faremo. I treni sono talmente precisi che ti dicono quanti secondi mancano per arrivare il treno anche, incredibile ragazzi. Ed è arrivato puntualissimo ragazzi, puntualissimo, guardate. 16 secondi, puntualissimo. Che spettacolo comunque quando le cose funzionano. Wow, guardate che bagno. Ragazzi, il bagno dell'aeroporto è pulitissimo. Wow, mamma mia. Ci siamo nella smoking area dell'aeroporto, ve la faccio vedere qua fuori. Dato che hanno tolto l'accendino, guardate cosa c'è qua. Guardate. E funziona. Avete mai visto una tendina elettrica per i raggi UVA? Guardate il vetro. Cambia colore. Bellissimo. Partenza da Shanghai, direzione Tokyo. Ah,
e Fuji.